me. L'Avis ha davvero bisogno di poche presentazioni. L'associazione più grande di donatori di sangue in Italia si occupa da quasi 100 anni di garantire un'adeguata disponibilità di sangue a tutti coloro che ne abbiano la necessità. Oltre a fondarsi sulla generosità dei donatori, pone alle sue basi la partecipazione volontaria. Avis, anche nelle Marche, è davvero ben radicata. Siamo presenti sul territorio regionale con 138 Avis comunali, 5 provinciali e la nostra sede regionale. Abbiamo oltre 56.000 donatori attivi e oltre a un migliaio di dirigenti o collaboratori che non ne possono donare o che non possono più donare, che sono stati collaboratori attivi per tanti anni. Tutti quanti insieme riusciamo ad ottenere il sangue e il plasma che serve per la nostra regione e non solo, diamo qualcosa anche fuori. Abbiamo raccolto nel 2017 oltre 100.000 sacche tra sangue e plasma e, come dicevo prima, siamo autosufficienti per tutto, sia per il sangue che per il plasma che per i farmaci plasma derivati. Quindi tutti i malati della nostra regione possono utilizzare i farmaci plasma derivati tipo albumina, fattore ottavo, eccetera, che deriva solo dal controlavoro del nostro plasma, dei nostri donatori. Radici, l'Avis è in costante ricerca di nuovi donatori. Assolutamente, non solo siamo ben lieti, ma noi li cerchiamo sempre, perché ogni anno che succede? Che molti per età non superano l'età e non possono più donare, altri ahimè per problemi di salute, quindi dobbiamo sempre cercare nuovi donatori, e specialmente nei giovani che ci danno la possibilità di una garanzia più a lungo, anche perché la popolazione invecchia, quindi dobbiamo puntare a una percentuale più alta di giovani che si avvicinano a noi per poter mantenere il ritmo nei prossimi anni. Quindi ogni anno e ogni giorno, perché ogni giorno consideriamo che sono 250 sacche più o meno di sangue che servono nei nostri ospedali, e quelli dobbiamo garantire. Dice diventare donatore, dall'altra ci sono paletti che servono a garantire qualità nelle donazioni e sicurezza. Diciamo che a prima vista si possono avvicinare all'Avis e cercare di diventare donatori tutti quelli che hanno da 18 a 65 anni, donne e uomini, e che stanno in buona salute. Non diciamo ottima, buona salute, devono stare bene. Poi sono i paletti, li mette nei nostri regolamenti, quindi sono i dottori che dalle analisi che effettuano sui donatori, dalla visita, dal colloquio con il medico, che dice se si può essere donatori o meno. Ma per diventarlo, il primo passaggio comunque è di cercare l'Avis più vicina per fare la domanda se si è in buona salute per diventare donatore, se è in questi criteri. L'altro che ci tengo a dire è che non c'è nessun pericolo per il donatore, perché tra l'altro non solo ogni volta viene controllato, quindi sono dell'analisi di la possibilità di essere controllati, ma la prima attenzione per il nostro sistema sanitario, la prima attenzione per il donatore e poi naturalmente la garanzia del sangue per il malato. L'associazione, l'Avis, parte addirittura dalle scuole elementari. Noi partiamo anche dalle scuole elementari, partiamo perché al momento noi puntiamo molto a trasmettere non solo la presenza di Avis, quindi la donazione del sangue, ma la donazione in generale e la solidarietà, la partecipazione, quindi questi messaggi che portiamo ai bambini delle elementari, poi ai ragazzi delle medie, poi ritorniamo alle superiori dando qualcosa di più concreto, ma quello che ci interessa a volte anche i piccoli hanno i genitori giovani, quindi tornando a casa sollecitano anche i genitori a diventare donatori quando non lo sono e mettono in difficoltà i genitori.